Miei cari sacerdoti e carissimi fedeli, il momento che stiamo vivendo, con le restrizioni che ci sono state date, rischiano di creare in noi e nelle nostre famiglie tensione, incertezza, paura. Mai come oggi è attuale quanto il Signore ci dice ed è il suo ultimo messaggio prima di salire al cielo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore è con noi in questo momento di difficoltà. Sostiene la nostra vita, consola le nostre tribolazioni e soprattutto infonde speranza. Nel libro del profeta Isaia viene chiesto: sentinella, quante ore mancano al giorno? Risponde la sentinella ed è la voce di Dio: dopo la notte verrà l'aurora. E questa è la speranza che dobbiamo condividere. Dopo il tunnel tenebroso che stiamo vivendo, tornerà la luce. E mi auguro che sia la luce della Pasqua, la luce del risorto. Viviamo questi momenti come un'opportunità. Riscopriamo la gioia e la bellezza della preghiera personale, della preghiera in famiglia. Mi piacerebbe che ogni sera la famiglia riunita recitasse almeno un mistero del rosario, concludendo la preghiera con l'antica invocazione di Viterbo: Gesù mio, misericordia, Madonna della Quercia, salvaci. Cogliamo l'opportunità di riscoprire quanto è bello rimanere in famiglia, nei legami di affetto e di amicizia. Riscopriamo questo tempo come opportunità per correggere l'impostazione della vita. Non siamo onnipotenti, non troviamo la nostra realizzazione nelle cose terrene, nelle tante realtà a cui siamo abituati, ma forse è importante riscoprire che la nostra realizzazione sta in un rapporto di affetto e di amicizia tra di noi, come segno dell'amicizia e del rapporto con il Signore. Non lasciamoci scoraggiare. Troviamo in questa speranza che ci viene dal Signore l'impegno di tutti per risolvere le difficoltà e aprirci a un tempo migliore. Da parte mia invito tutti a rispettare le norme che ci sono state date e considerarle come un atto di amore per noi stessi, per la tutela della nostra salute e un atto di amore per gli altri, per evitare difficoltà e contagio, non solo alle persone care, ma tutte le persone che potremmo incontrare sul nostro cammino. È un tempo quindi di fiducia, di speranza. Ce lo auguriamo tutti e da parte mia assicuro la mia vicinanza, non solo a voi sacerdoti, ma a tutte le vostre comunità. Assicuro la mia preghiera per questa Chiesa che il Signore mi ha affidato e chiedo a tutti di pregare non solo per se stessi e per le proprie famiglie, ma per tutta la comunità cristiana. Questo senso di solidarietà che la Chiesa chiama comunione dei santi ci sostenga in questo cammino. A tutti e a ciascuno l'assicurazione del mio fraterno affetto e la mia benedizione. Possiamo concludere tutti benedicendo.
Gesù mio, misericordia, Madonna della Quercia, salvaci.